che sta stretto. È stata una partita in cui il Casale, a mio avviso, nel secondo tempo si è visto il Casale più offensivo e anche più spettacolare forse della stagione. È mancato il gol. No, gol ha fatto. Sì, secondo. Gol del Parese, l'abbiamo. Sì, secondo. Niente, abbiamo giocato la partita per fare risultato pieno, però ci sono anche gli avversari. Poi chiaro che se tiri tanti calci d'angolo, tante punizioni, crei tanti palle gol dentro l'area, è chiaro che in questo momento penso che anche come domenica a Prato ci manca un po' di fortuna, perché stanno dando tutto quello che vi chiedo, stanno facendo le prestazioni, il risultato non ci sta premiando in questo momento qui, però chissà che ci premierà in un altro momento. Però non posso rimproverare niente a nessuno, perché hanno dato tutto quello che gli ho chiesto. Ma vista la difficoltà a fare gol, perché sono i numeri che dicono questo, nello schieramento degli ultimi 35 minuti, 4-2-4, è riproponibile o solo in situazioni di emergenza? Ma qui è tutto proponibile, perché non è che sto... Sono fisso su uno schema, su un modulo. È arrivato Di Renzo e ho messo dentro. E con Di Renzo e Cappagli, Cocco e la Mestra, ha fatto questo sistema qui per cercare di sfruttare meglio le caratteristiche dei miei giocatori. Primo tempo c'era un sistema, secondo tempo abbiamo fatto un altro, però stavamo perdendo. Quindi ho cercato di dare qualcosa in più. Però anche è vero che ho messo Poesio mediano, che non è il suo ruolo. Quindi è chiaro che mettendo Di Renzo e Cappagli, le tolgo qualcosa. Però se dietro non si sono posti troppi pericoli, quindi viene da pensare che si possa provare a ma tutto si può provare, quello si arrischiarisco sempre io, meglio, tutte le domeniche, cioè cerco di, non è che me ne sto lì abbottonato, tutte le domeniche scendiamo in campo per vincere la partita. Beh, insomma, lo vedi anche in trasferta, non è che stiamo lì a guardarci, aspettare, noi non aspettiamo mai, andiamo a gradirli alti, giochiamo, creiamo. In questo momento i numeri dicono questo, è arrivato Di Renzo, speriamo che ci dia i gol che mancano, però è anche vero che noi ultimamente stiamo facendo chiaramente fatica a non prendere il gol sul palle fermo, quindi dobbiamo migliorare su questo. Domenica ne abbiamo presi due, oggi ne abbiamo preso un'altra, quindi dobbiamo stare un po' più attenti in aria, dobbiamo marcare ancora con più cattiveria, con più decisione, con più attenzione. Questa è una cosa che adesso mi sta preoccupando. Anche a Ligorna. E anche a Ligorna, bravo, sì. Anche a Ligorna, quindi vuol dire che manca ancora dell'attenzione in area di Ligorna, perché ci sono anche gli avversari. Se noi pensiamo che la prendiamo noi, allora stiamo sbagliando. E quindi i numeri dicono che in questo momento tutto quello che è lo svolgimento, la manovra, i tiri in porta, le punizioni, i calci d'angolo, ci siamo. Adesso se tirano un calcio d'angolo prendiamo gol, va bene. Domenica il Prato ha tirato due calcio d'angoli e l'abbiamo preso, quindi poi ha tirato un altro e l'abbiamo preso. Quindi dobbiamo mettere più attenzione sulle palle ferme e dobbiamo sfruttare meglio quelli che noi abbiamo tirati tantissimi anche oggi, quindi dobbiamo sfruttare meglio anche noi le palle ferme. Mister, la prima di Renzo, come l'hai visto, magari manca un po' di feeling con i compagni, però è entrato, a mio parere è entrato abbastanza bene. Occasioni chiarissime sui suoi piedi ne ha avute poche, però alcuni scambi con Poesio li ho già visti, come l'hai visto tu dalla panchina. Io dico un'altra cosa adesso, gli attaccanti non è che devono fare gli scambi, ma quando arrivano le palle in aria bisogna crederci, bisogna attaccare sta palla, attaccare la porta, attaccare il cross, e quindi gli attaccanti questo ce l'hanno di suo, lo devono fare. Poi che fuori aria magari per quello è un altro discorso, sulla manovra è chiaro che è arrivato ieri, non è che posso pretendere da lui, però se è dato da fare, ci ha dato una mano, però ci deve dare il gol, non la mano. Noi di mano non abbiamo più bisogno, noi abbiamo bisogno di gol, da tutti, non solo da lui, da tutti. Quindi ci prepariamo per domenica, abbiamo un altro cliente difficile, come tutte le domeniche, non ce n'è partita facile qui. Sì, probabilmente c'è stato l'invito due o tre volte a Cappai di attaccare il primo palo e di andare sulla palla perché lui ha aspettato il difensore anticipato. Forse in due possono gestire meglio. Ma dobbiamo sempre attaccare questa palla. Possiamo essere anche in 5 in area, ma se non l'attacchiamo rimaniamo sempre dietro il difensore e facciamo fatica, quindi dobbiamo crederci di più. Io dico questo, in area di rigore bisogna crederci di più, ma ce l'abbiamo avuto di occasione, cioè sono lì, secondo tempo penso che c'è stata una pioggia lì dentro l'aria, però l'ombrello ce l'avevano loro, quindi dovevamo sfruttare meglio queste palle ferme, queste manovre, queste palle ferme.
però ripeto, prestazione importante, ci manca un briciolo ancora di fortuna, però ce la dobbiamo cercare. Poi dobbiamo continuare a fare queste prestazioni, perché penso che non si può riprovare a niente. Domenica si torna giovani. E domenica si torna giovani, sì, si torna indietro di tantissimi anni, ma non sono così vecchio. Non lo fare ricordare, perché è un brutto cliente domenica, c'è un altro brutto cliente, però dai, se giochiamo così sono fiducioso, sono molto fiducioso.